Siate già sportivi o che stiate per diventarlo, questo posto è per voi. Sono a Forni di Sopra, borgo autentico immerso nel Parco delle Dolomiti Friulane. Oggi per la prima volta prenderò lezioni di fondo. I miei maestri saranno Paolo, Daniele e Asia, che mi impartirà proprio i primi rudimenti. Che bello imparare da tre giovani promesse dello sci nordico friulano, che tante medaglie olimpiche e mondiali ha regalato al nostro territorio. Uno sport di resistenza che mi ha sempre affascinato, sia per l'eleganza del gesto tecnico nonostante l'immensa fatica, sia per i luoghi incantati dove si pratica. Eccone uno, l'anello di fondo tagliamento, che offre un percorso turistico o agonistico che si snoda su 13 km e che fa parte del circuito Dolomiti Nordic Ski. Le tecniche dello sci di fondo sono due, lo skating o tecnica libera e la tecnica classica, in cui si scivola all'interno dei binari. In un contesto naturale come quello del Parco delle Dolomiti Friulane, la ciaspolata è d'obbligo. Con un gruppo nutrito, formato soprattutto da principianti, indossiamo le ciaspole fornite dalla guida naturalistica Laura Fagioli. Con lei andremo alla scoperta del bosco lungo un bellissimo sentiero che costeggia il fiume Tagliamento e offre splendidi panorami sulle Dolomiti Friulane e le Alpi Carniche. Ho visto delle tracce di animali, adesso mi inoltro un po' nel bosco per andare a seguirle. Venite con me. Le ciaspole permettono di non sprofondare nella neve fresca ed è consigliabile indossarle sopra gli scarponcini da trekking impermeabili. Una gita con le racchette da neve ci offre l'opportunità di approfondire la conoscenza con la natura che ci ospita, la nivologia, il tipo di paesaggio e gli animali che lo abitano. Godersi la neve, cercare di migliorare la tua sciata curva dopo curva, respirare aria pura è ancora più bello quando a circondarti c'è un paesaggio mozzafiato. Siamo in cima al Monte Krusikalas e prima di scendere voglio godermi questo panorama spettacolare. Che va dalle tre cime di Lavaredo, al Monte Pelmo, al Civetta, fino alle fantastiche Dolomiti Friulane. Mi trovo nell'area del Varmost, le cui piste sono dedicate soprattutto agli sciatori più esperti. Dopo questa super sciata al Varmost raggiungo degli amici speciali dall'altra parte, al Davos. Come deve fare per fare questo tracciato qui, per arrivare in fondo il più velocemente possibile? Bisogna fare le porte e passarci per l'esterno della porta. Mi sembra incredibile che questi scriccioli possano filare giù per le piste così veloci, impavidi e coordinati. Non ho mai provato a percorrere un tracciato di gigante e mi sembra un'ottima idea quella di farmi dare qualche suggerimento di incoraggiamento proprio da loro. Dai! Sono stata brava o no? È stata brava o non è stata brava? Sì, abbastanza. Abbastanza! Datemi un po' di soddisfazione, vi prego, sono stata brava o no? Sì, sì.